Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Io sono Dragon Rex e siamo qui con un nuovo episodio di Assassin's Creed 2. Avevamo ucciso tutti questi, quindi una buona cosa, e dobbiamo proseguire. Però c'è qui una stanza. Sì. Vediamo un po' cosa c'è qui. Se c'è qualcosa. Apparentemente non sembra esserci nulla di che ci possa essere utile. Ok, allora proseguiamo. Dobbiamo salire lassù. Ok. E apriamo anche questa porta. Dobbiamo ascoltare ciò che dicono i Et templari. benedizio Dei onnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, Bene. discendat super vos et maneat semper. Grazie, padre. Bernardo? È tutto qui. Spade, bastoni, asce, armature, archi. Ai nostri non mancherà nulla. Immagino che questo dono indichi il benestare del Papa. Ci ha dato la sua benedizione, purché nessuno rimanga ucciso. Saremo tutti al Duomo domattina, signore. Abbiamo collocato l'esca, ma non è stato facile. Quell'idiota del fratello continua a cambiare piani. Sì. Dovremmo assicurarci che Giuliano scenda dal letto per andare in chiesa domani. Che avete, Jacopo? Temete e sospettino qualcosa? Impossibile. I medici sono troppo arroganti o troppo stupidi per accorgersene. Un po' tutte e due. Non sottovalutare il nemico, Francesco. O ti sei già scordato di come tuo figlio è stato assassinato? Ecco appunto. Stavolta non ci coglieranno di sorpresa, maestro. Avete la mia parola. Molto bene. Ora devo andare. Ho altre faccende da sbrigare prima di far rientro a Roma. Signori, domani un nuovo sole sorgerà su Firenze. Che il padre della comprensione ci guidi. Che il padre della comprensione ci comprensione ci guidi. guidi. Bene, dobbiamo aprire il sarcofago. Sono andati via? Ok. Da questa parte cosa c'era? Ah, dove eravamo arrivati, quindi... Guardate la statua. È identica a una di quelle a Villa Auditore. Mi sa che sei incappato in una delle tombe degli assassini di cui parlava lo zio di Ezio. Ah, perfetto. Ora che sappiamo come entrare, aggiungo i riferimenti che contengono tombe nel database. Va bene. Qua abbiamo una cassa. La deprediamo. Un po' di fiorini ci sono. Ci sono altre casse. Prendiamo anche questa. Ok, deprediamo anche questa. Ok, allora adesso vediamo cosa c'è qua. Interagiamo. Oh, il sigillo mi sa che abbiamo trovato dell'assassino. Ok, quindi qua non abbiamo più niente. Abbiamo trovato il sigillo di Davius.
Bene. Penso che da qua si esca. Ok, abbiamo preso anche un trofeo. Conciliabelo sincronizzato, va bene. Quindi abbiamo scoperto la tomba di Davius, di cui abbiamo preso il sigillo. E quindi dovremo portarlo a Montevigione. Ah, stiamo uscendo da un tombino, va bene. So dove sarà Francesco e quando. Tuttavia, che accade? Ho udito qualcosa. Hanno armi sufficienti per un battaglione. Persino il Papa ha dato il suo appoggio. Questo è tipico di Sisto. Che diavolo hanno in mente di fare? Non sono riuscito a capire i dettagli, ma riguarda i medici. E avrà inizio domani mattina al Duomo. I medici assisteranno alla funzione della domenica? Assieme al resto di Firenze. Intendono farlo nel bel mezzo della Santa Messa. Beh, mi darò l'occasione per confondermi tra la folla, avvicinarmi e porre fine a questa follia. Se ci riescono, se perdessimo Lorenzo e Firenze cadesse in mano ai pazzi... Questo non accadrà. Promesso. Mi auguro che tu abbia ragione. Lo spero anche io, onestamente. Non sarà facile. Esplorare le tombe degli assassini per trovare i sigilli per il santuario in Villa Auditore. Ok. Lo scrigno continua ad aumentare. E lì che cosa c'è? Depreda. Ah, possiamo depredare anche le barche. Non c'è molto però, Qui ce n'è un'altra. Deprediamo anche questa, visto che ci troviamo in questo punto che... Ne sono altre da depredare, no? Ma su questa nave ci possiamo salire? Sì. Ma ci dicono qualcosa? Siamo sulla... su questa bella nave. Ci troviamo qualcosa su? Vabbè. Proviamo a salirci, vediamo un po'. Io ho bisogno anche di un po' di cure, Allora, dobbiamo andare qui per l'inizio del ricordo. Qua abbiamo trovato la tomba. Vorrei prendere prima questo punto, però. Mi sono fatto malissimo per l'ennesima volta. Vabbè, e non abbiamo neanche cure. C'è un medico nelle vicinanze? Sì. Non siamo più famigerati, quindi... Ah, lì c'è un'altra barca con...
Ma non l'avevamo fatta quella, no? Prendiamo anche questa, i soldi servono sempre. Oh, ah, possiamo andare anche sotto. Ah, ok. Possiamo anche nuotare. Va bene, proviamo ad andare dal medico perché ci servono delle cure. Questa parte. E così però mi allontano. Allora, vediamo un po'. Medico. Eccolo là. Ci prendiamo un po' di cure. Un salasso alla sì, prima di tutto ci curiamo. Ottimo. E ci prendiamo. Ci costano un po', però ci servono. Ok. Addio e rimettetevi alla svelta, amico. Va bene, grazie. Allora, dicevo, volevo questo punto, visto che mi trovo da queste parti, andiamo. Ma che, attento, scusate, non l'ho fatto apposta. Se non scendi diventerai un punta spil. Giù subito là. Scusa, non volevo, ma mi ci hai costretto tu. Solo tre. Vediamo un po' questo bosseggiatore. Scusate. No, ho sbagliato. Da questa parte prendiamo questo bosseggiatore, vediamo un po' se ci riusciamo. Dov'è? Buonanotte. Siete veloce, io sono. Possiamo parlare. Dov'è il diavolo? Ah, eccolo. Possiamo parlarne? No. Oh. E sali, cavolo. Dove cavolo è andato adesso? Oh. Dai, dai, che lo raggiungiamo. Vieni qua. Eccolo. Possiamo parlarne. Molto divertente. No, e che cavolo. Su, 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 su. No, sali su. Nostra gloriosa
No, porco. Maledizione. Su, Ezio, su. Dove cavolo è andato adesso? Eccolo. Dai che ci stiamo avvicinando. Ok. Ti ho preso. Ok, c'ho un po' di... L'ho già messo i manifesti. Manifesto. I banditove. No, vabbè, preferisco il manifesto visto che è qui. Devi scendere però. Ha perduto il senno. Prestatemi orecchio, amici. Costui uccide per diletto. Non v'è criterio nella sua azione malvagia. Potrebbe toccare a vostro padre. E dov'è? Persino a voi. Dobbiamo uccidere questo blasfemo. Egli sputa sui valori più cari a tutti i buoni cristiani e li oltraggia con il suo agire. Eccolo là. I crimini di quest'uomo sono tali che a chiunque. Adesso continua a parlare. Metterà la testa alle guardie. Verrà offerta una ricompensa. Va bene. Lo lasciamo stare, tanto. L'abbiamo tolto. Allora, dicevo, siamo andati da tutt'altra parte. Volevo tornare di qua. Da qua non ce la facciamo. Udite, udite! La messa pubblica officiata dal cardinale è prevista per settimana prossima. Sarà rimandata per via di un focolaio di pestilenza. Preghiamo per la salvezza della centesima parte d'ogni transazione con stranieri. Questo per mantenere l'esercito della Repubblica. Bene, bene, bene. Torniamo adesso sul punto d'osservazione che volevo prendere. Anche perché volevo. Sono andato a prendere quel borsaiolo che. I soldi dello scrigno sono arrivati. Sali, 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 sali. Ok. Un altro borsaiolo, però adesso era soltanto per vedere com'era, quindi non lo faccio per adesso. Voglio il punto d'osservazione e poi andremo a iniziare il nuovo ricordo. Un po' di gente qua su, Allora, dovrebbe essere... Dovrebbe essere quello il punto d'osservazione, quindi siamo vicini. Oh, già notte. Il passaggio alla notte così repentivo. Attenzione! Qui ci sono una compagnia di mercenari.
Qua ci sono i ladri, però non sono al momento interessato. Vabbè. Buono l'agnello. Questo qui il punto d'osservazione che ce lo andiamo a prendere. Ok, sincronizziamo questo punto, tra poco faremo il ricordo, quindi inizieremo un nuovo ricordo, vediamo quello che succede. Intanto abbiamo aggiornato la mappa, che fa sempre bene. Perfetto, quindi io direi che possiamo anche tornare qui. Facciamo il salto della fede qui. Scarso raccolto di quest'anno ha fatto salire il prezzo a 6 fiorini alla libra. L'arno è esultato nei pressi di Castenza d'Angelo vicino a Montanieri. Ok, saliamo sopra e ci... Scusa, me ne sto andando. No, porco. Pazzo. Sì, lo so. Dovremmo fermarlo. Quello è un uomo, sì. È brava la ragazza, intenditrice. Ok. Voglio assoldarli, però ho sentito che avevo sentito il tipico suono che c'è qualcosa, ma vabbè, andiamo. È lì che succede? Ah, è sempre bozzaiolo, vabbè. Là c'è una piuma, ce la andiamo a prendere. Sali su. Ce la andiamo a prendere questa piuma. Ok. Quattro piume prese. Non sono tante, però. Ok, siamo riusciti ad aggrapparci perché ho fatto un salto assolutamente sbagliato, però siamo riusciti a recuperare. Parecchio lontano, no, siamo quasi arrivati.
Ok. Possiamo anche scendere, quindi. E vediamo questo ricordo. Impedisce ai congiurati di attaccare la famiglia Medici. Ecco, qua ci proviamo, eh. Vediamo un po' come andrà. Trova Francesco De Pazzi. Va bene. Che devo fare? Lo devo uccidere, quindi. L'icona della tomba che appare da tavola indica in questo punto l'interesse di trovare un'entrata segreta. Ah. Allora, Francesco De Pazzi dovrebbe essere quello lì. Qua c'è il medico. Ecco Lorenzo e sua moglie. Forse uccidiamo Francesco De Pazzi, eh. Vediamo. Ecco Giuliano, fratello di Lorenzo. Ma dov'è Francesco? Eccolo là. È ora di colpire. Crepa, traditore! Giuliano, no! No, in nome di Dio, vi scongiuro, pietà! Nessuna pietà! Cane maledetto! Muori! 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 Mamma mia, che foga! Per te è finita ormai, Lorenzo! Tutta la tua famiglia è destinata a perire per mano mia! Infame! Omicida! Ti ucciderò! No! Te la sei cercata, Lorenzo! Ora morirai! Aspetta! Di grazia! Mi serve aiuto! T'ammazzo! No, prendi a lui. Aia. Io li uccido tutti così. Prima un leggero soffocamento, poi scorticamento e mutilazione. Cosa dire dai tuoi attributi? Tenete giù le... Ok. Ti debbo la vita. Ma l'avevo... Ma l'uomo che va fatto questo deve pagare. Non ora. Prima mi serve aiuto. Nella mia casa. Fra gente fidata. Poi. Sì. Bene, di qua. Ma sto perdendo molto sangue. Coraggio, signore. Vado più veloce che posso. Francesco De Pazzi! Lo ucciderò! Spazzerò via da questa città tutta la sua famiglia! Verranno annientati! Quietatevi, signore. Conservate le forze, o finirò per consegnare un cadavere. Ormai ci siamo quasi. Dov'è? Di qualunque cosa si tratti! Assassino! Non state fuori! In nome di Dio! Stammi lontano! Devo andarmene di qui! Sarà meglio puoi stare qua su, madre santa. Ecco, siamo arrivati. Dietro di me. Ok, ce l'abbiamo fatta. Lorenzo è stato ferito. Aprite la porta. Parola d'ordine. Poliziano, apri questa maledetta porta. Per la Vergine Beata, entrate svelti. La città è in guerra. Presto.
Aspetta. Ti sono debitore. Dimmi, perché mi hai aiutato? Non siete il solo a cui i pazzi abbiano ucciso un fratello. Mi chiamo Ezio Auditore. Il figlio di Giovanni. Tuo padre era un brav'uomo. Conosceva l'onore. Eh sì. La lealtà. I pazzi stanno assaltando il palazzo della signoria. Non riusciremo a respingerli a lungo. No, se riescono ad entrare uccideranno i nostri sostenitori e metteranno i loro cani al potere. E sarei sopravvissuto per nulla. Io devo... Mi sa che non ce la fai. Francesco De Pazzi, aiutaci a salvare la città, Auditore. Uccidilo. Con piacere, guarda. In sincronia, ok. Noi ci fermiamo qui per adesso, per questo episodio. Abbiamo in qualche modo salvato... Intanto, vediamo questo Francesco De Pazzi. Educato come un nobile in una città dominata dai medici, famiglia di nuovi ricchi, Francesco imparò a odiare la borghesia e i suoi aggressivi arrampicatori sociali. Assistette sgomento mentre la banca dei medici eclissava la sua e secoli di influenza sul governo di Firenze gli scivolavano tra le mani. Sembra che lo spagnolo gli avesse offerto una soluzione. Invece di competere in campo bancario, Francesco doveva fare una sola cosa per i Templari. Un'unica cosa per rimettere per sempre la classe media al proprio posto. Uccidere i medici. Giovanni Auditore provò a fermare Francesco mandandolo in prigione, ma i Templari sistemarono la faccenda. Va bene. Abbiamo visto chi è Francesco De Pazzi. Quindi, ragazzi, noi ci fermiamo qui per questo episodio. Spero che vi sia piaciuto e... Se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo episodio di Assassin's Creed 2, dove dobbiamo uccidere Francesco De Pazzi. Bene ragazzi, alla prossima volta. Ciao a tutti.